5 anni di intensa attività per rompere schemi consolidati e promuovere processi culturali, formativi e informativi per sviluppare un'autentica parità di genere. Questa è la sintesi della Commissione regionale per le pari opportunità giunta a scadenza di mandato già da qualche tempo, che la presidente uscente Rosanna Pugnalini ha illustrato in aula prima dell'inizio della seduta ordinaria. Nel suo intervento di fine mandato Pugnalini ha ricordato le tante iniziative messe in campo, 85 sedute di commissione, 88 dell'ufficio di presidenza, circa 200 le iniziative pubbliche e tanti patrocini concessi per sostenere la crescita culturale per sviluppare pari opportunità in tutti i settori. L'emergenza sanitaria ha evidenziato tre grandi temi ai quali abbiamo speso gran parte del nostro impegno e lavoro, dichiara la Presidente. L'assenza delle donne nei ruoli apicali e decisionali, la fragilità femminile nel mondo del lavoro, il welfare che si poggia per oltre 2/3 sulle spalle delle donne. Purtroppo non abbiamo ad esempio sopra i comuni con 50.000 abitanti, non ci sono sindache. Noi in questi 5 anni abbiamo lavorato fortemente su questo per promuovere proprio una partecipazione attiva anche delle donne, perché insomma abbiamo tante donne competenti nella nostra regione, in modo che possano andare a ricoprire ruoli istituzionali o apicali nei vari settori della società. L'abbiamo visto chiaramente anche in questo ultimo anno dell'emergenza sanitaria, fin dai primissimi mesi, quando l'allora Presidente Conte ha costituito le task force, in queste le donne erano praticamente assenti. E la motivazione che è venuta per questa assenza è che le donne non ricoprono ruoli apicali. Quindi, come dire, è venuta fuori per davvero una cosa che tutti noi sapevamo, ma che spesso ci veniva contestata. Perché quando magari andavamo a fare delle iniziative, quando cercavamo di promuovere la presenza femminile anche nei ruoli apicali, ci veniva detta: ma sì, ma negli ultimi anni c'è stato un avanzamento importante nelle carriere anche femminili. E io rispondevo: è vero, ma ancora le distanze sono abissali e quindi queste distanze vanno superate. È chiaro che il lavoro da fare è veramente tanto. Io, quando sono stata nominata la volta scorsa, 5 anni fa ormai, Presidente della Commissione Pari Opportunità, ho, come dire, fatto un auspicio. Ho detto: io mi auguro di essere l'ultima Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità, nella speranza che a scadenza non ci sia più bisogno di una commissione, perché queste tematiche magari sono risolte. Purtroppo dopo 5 anni, nonostante il grande lavoro e anche qualche risultato portato, io in consiglio poco fa ho provato insomma a elencare molto sinteticamente qualche risultato, devo dire purtroppo che invece c'è ancora bisogno degli organismi di parità, c'è bisogno delle commissioni pari opportunità. Io casomai aggiungerei che sarebbe bene che questi organismi non fossero composti solo da donne, ma da uomini e donne, perché questo è un tema che riguarda tutti, riguarda gli uomini e riguarda le donne. Quindi se non ci diamo una mano e se non affrontiamo questi temi insieme, è difficile che se ne possa uscire. Poi il tema, purtroppo sempre caldo, della violenza di genere. Non possiamo abbassare la guardia. Io l'ho detto chiaramente in questi giorni, ho partecipato a trasmissioni, l'ho detto sul mio profilo, che è vero che viviamo nel momento in piena pandemia e quindi abbiamo un'emergenza sanitaria, abbiamo un'emergenza economica, ma questo tema del femminicidio non può passare in secondo piano. Noi abbiamo una piaga sociale nazionale che ha bisogno di grande, grandissima attenzione, e di fronte ai dati che purtroppo abbiamo mese dopo mese, dobbiamo non solo mantenere alta la guardia, ma le istituzioni devono mettere in campo tutto quello che possono, soprattutto per una svolta culturale in questo Paese. Io vorrei ricordare che nel 2021 saranno 40 anni dall'abolizione del cosiddetto delitto d'onore. Vorrei insomma che le istituzioni celebrassero questa ricorrenza, perché evidentemente nella testa di tanti, troppi uomini, ovviamente non tutti e ci mancherebbe, ma in tanti, troppi uomini ancora si pensa che la donna possa essere un oggetto da possedere, quindi una proprietà. E dobbiamo lavorare culturalmente per far sì che questa idea venga completamente superata. Donne e uomini non sono oggetti. E anche nelle relazioni affettive, quindi noi dobbiamo fare anche un lavoro verso le nostre bambine, i nostri bambini, le nostre ragazze, i nostri ragazzi. Io come Presidente della Commissione ho provato a fare quel che potevo, e così le mie colleghe in questi anni, per far comprendere
che l'affettività è una cosa bella, è una cosa sana, ma la persona che abbiamo davanti, uomo o donna che sia, non è un oggetto, e quindi c'è affetto, c'è amore, ma non si può pensare di far sottostare l'altra persona alla nostra volontà. Io dico sempre che si possono fare le migliori leggi al mondo per le pari opportunità, ma se non sono supportate da una base culturale che deve venire già da ragazzi, sono destinate tutte a cadere nel vuoto. La nostra società è piena di discriminazioni e quella delle donne è quella che più emerge. Allora c'è soltanto un modo per riuscire ad affrancarci. Significa fare un lavoro culturale innanzitutto, che passa anche dalle leggi, ma passa soprattutto dal finanziamento delle iniziative che vanno incontro alle pari opportunità. Cercare di far uscire le donne dalla condizione di dover restare in famiglia quando nella famiglia hanno una persona violenta, e questo accade per ragioni economiche. Dare loro lavoro, dare loro indipendenza e far sì che sfondino quel tetto di cristallo. Vi do un dato per tutti per farvi capire come anche in Regione Toscana di pari opportunità si parla, ma siamo ancora indietro. Nel secondo semestre del 2020 sono state fatte 27 nomine, solo 3 persone su 27 erano donne. Questo è un dato che deve far capire come in Toscana non saremo all'anno zero, ma non siamo certamente ai livelli che può raggiungere una Svezia, ad esempio. Dobbiamo continuare a provarci, in tutte le sedi, in tutte le istituzioni, a tutti i livelli. Noi dobbiamo essere vicino a tutte le fasce deboli, che possono essere le donne davanti alla fisicità di un uomo che per conformazione naturale è più forte, ma anche tutte quelle persone che vivono nella debolezza della loro persona. Questo diventa fondamentale e credo che ci sia ancora tanto, tanto da costruire. Vediamo che purtroppo i problemi non sono ancora risolti, ma è nostro dovere provarci e cercare di entrare nel merito, cercare di capire se ci sono soluzioni, cercare anche di spronare le donne alla denuncia e di mettere in pratica anche delle soluzioni per aiutarle in un processo che non è solo fisico, ma spesso è anche psicologico. Tra i molti atti portati in aula, una mozione della consigliera Cristina Giachi che ha come obiettivo rendere detraibili i consumi culturali. Una misura questa che, se portata avanti, potrebbe portare, dichiara Giachi, molte ricadute economiche nel settore e non solo. Ho proposto di rendere detraibili fiscalmente i consumi culturali, le spese per i biglietti del cinema, per il teatro, per i musei, perché questo fornirebbe un aiuto strutturale a un comparto e darebbe anche un messaggio di considerare essenziale. Io ho parlato di una specie di medicina per l'anima, no? Così come i farmaci sono detraibili perché sono spese necessarie per vivere, anche i consumi culturali sono in un certo senso necessari per vivere bene, per affrontare anche i momenti drammatici come questi. Renderli detraibili è un modo per aiutare il settore, aiutare il comparto e anche per mandare un messaggio alla cittadinanza. A questo provvedimento abbiamo associato anche la proposta di favorire le riaperture dei musei anche durante il fine settimana, perché ci sembra che possano essere sicuri come un grande magazzino. Non si capisce perché si possa andare alla Rinascente di sabato e di domenica e non si possa andare a vedere un bel museo quando le condizioni di sicurezza possono essere garantite allo stesso modo. E allo stesso tempo di prevedere, anche ascoltando la protesta e il grido di dolore che viene dagli operatori, immaginare che nelle zone dove c'è meno pressione del contagio e della pandemia si possa cominciare a pensare alla riapertura dei teatri e dei cinema, è un'offerta culturale che consente ai cittadini di passare qualche ora senza assembrarsi necessariamente per strada. E quindi è un invito alle istituzioni regionali per attivarsi presso i competenti ministeri e poter arrivare a un provvedimento strutturale a livello nazionale. Il Consiglio regionale approva una risoluzione con voto unanime sull'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica. Veramente determinante poter sostenere questa istituzione sanitaria che è straordinaria per i risultati che dà e soprattutto per le vite che riesce a salvare. Molte persone, quando gli arrivano gli avvisi a casa, vai a fare l'esame del test delle feci, vai a fare il pap test, spesso non vanno, commettendo uno dei più gravi errori, perché non soltanto loro scivoleranno in questo delirio, ma trascineranno l'intera famiglia. Quindi è importante rendere ognuno di noi consapevole di quanto sia importante questa istituzione, ma è ancora più importante sostenerla affinché sia quanto più capillare possibile. 3,6 milioni di cittadini sono persone che hanno superato una patologia oncologica, il 37% in più di 10 anni fa. Questo vuol dire che la ricerca, l'innovazione nelle cure, la formazione del personale medico è essenziale per dare una risposta ai cittadini. E noi sappiamo che ci sono ormai cure personalizzate
tipo la cura cellulare CAR-T, che sono delle cure che permettono di risolvere alcune patologie oncologiche che prima non si potevano risolvere. Quindi insomma abbiamo una grande sfida tecnologica davanti, una grande sfida organizzativa, abbiamo una patologia oncologica che sta diventando cronica e quindi abbiamo bisogno di servizi sul territorio. Ecco, questo ci permette di dire ora che l'organizzazione a rete che la Toscana ha scelto alcuni anni fa è il modello vincente, che permette di avere su tutto il territorio regionale il massimo delle cure e un'omogeneità delle cure su tutto il territorio regionale. Noi diciamo che l'ISPRO può essere in futuro non solo il coordinatore della rete oncologica, ma sempre più un centro di riferimento non solo regionale, ma anche un centro di ricerca e cura di carattere nazionale. E quindi investimenti, conferma dei finanziamenti su ISPRO, su tutta la rete oncologica, e poi screening, campagna di comunicazione ai cittadini, dobbiamo continuare a fare gli screening. Il bando relativo alle prequalifiche della gara di appalto dei lavori per la realizzazione della terza corsia dell'autostrada 11 è stato revocato perché non più rispondente ormai alle normative vigenti e anche agli adempimenti richiesti in tempi di Covid-19. Atto dovuto e quindi problema politico? Quali i presupposti per non veder tramontare questa importante opera? Purtroppo il tempo continua a scorrere inesorabile e Società Autostrade ha dovuto revocare le prequalifiche della gara d'appalto perché non più rispondenti ormai ai tempi che corriamo. Pensate soltanto tanto gli appalti comportano ormai per la gestione di tutti gli effetti di contenimento della pandemia, cioè del Covid, un costo ulteriore fra il 5 e il 7%. Quindi Autostrade ha dovuto revocare quelle prequalifiche che ribandirà insieme ad anche altre verifiche di natura ambientale molto specifiche. Il problema politico esiste ormai da un anno e mezzo e tiene inchiodato questo progetto fondamentale per lo sviluppo dell'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia e in particolar modo caro ai cittadini e alle imprese. Perché? Perché da un anno e mezzo il governo Conte non è riuscito a sciogliere il nodo, revoca sì, revoca no, della concessione ad Autostrade. Ma non possono rimetterci i cittadini e le imprese di questa regione, in modo particolare dell'Italia, rispetto a un problema che è tutto politico. Lo devono risolvere, la Toscana deve farsi sentire, l'abbiamo detto anche nell'ambito della discussione sul documento di finanza regionale, perché non è vero purtroppo che il progetto esecutivo è ancora approvato, il progetto è pronto, da due anni è sulle scrivanie del Ministero dei Trasporti e deve dare il via libera affinché Autostrade o chi vorrà il governo possa realizzare quest'opera fondamentale. Questa è una pessima notizia, il procedimento autorizzatorio è iniziato da tempo, ho avuto modo di seguirlo anche personalmente nella mia precedente esperienza di assessore, avevamo anche ottenuto importanti ricadute per quanto riguarda le opere connesse e funzionali a favore della mobilità e della infrastrutturazione dei territori dove la terza corsia verrà realizzata. Con i comuni abbiamo fatto un lavoro di concertazione, di pressing, abbiamo ottenuto importanti risultati, penso all'asse dei vivai nel comune di Pistoia, penso al raddoppio del Ponte Lama per quanto riguarda il comune di Prato, piste ciclabili, sottopassi, sovrappassi, risposte importanti anche come opere connesse. Ma la cosa fondamentale è che questa è un'opera assolutamente necessaria e indispensabile per la Toscana e non solo. Quindi io spero che una volta compresi quali sono le motivazioni possano essere rimosse e credo che il governo dovrà vedere una forte azione nei confronti di Società Autostrade perché l'iter possa riprendere il prima possibile. E dopo la revoca il presidente della regione Toscana Gianni ha incontrato l'amministratore delegato di ASPI Roberto Tomasi che rassicura rinnovando poi l'impegno alla realizzazione della terza corsia autostradale da Firenze a Pistoia. Aveva destato preoccupazione nei giorni scorsi un comunicato rispetto a il rinvio delle analisi progettuali e quindi lavori per la terza corsia. In realtà si trattava di un comunicato che riguardava il secondo lotto, quello da Prato e Pistoia, quindi sono stato tranquillizzato al riguardo. Loro non potevano fare altrimenti di fronte alla mancata approvazione del progetto a livello governativo. Ma in realtà
le autostrade hanno rinnovato tutto il loro impegno e nell'incontro molto cordiale ho avuto modo di vedere che davvero c'è la prospettiva di arrivare presto, appena il livello di governo si sarà ricomposto, vi sarà un ministro, l'approvazione, gli ultimi tratti di quello che potrà essere l'inizio del primo lotto che da Peretola comporta anche la rigenerazione di quello che è l'ingresso dell'autostrada in città. Ma complessivamente, se questo sarà un primo lotto in cui l'azienda costruttrice dei lavori sarà quella che è detenuta dalla società Autostrade e conseguentemente Pavimental, vi è anche l'impegno di procedere sul secondo lotto. Quindi davvero ormai manca solo l'approvazione da parte del Ministero per poter procedere in quello che sarà una modernizzazione importante da un punto di vista infrastrutturale.